Buongiorno. Che cos'è? Semi di Solanum mommosum. In Cina è una pianta portafortuna. È per la discussione. Tanto non mi possono segare la tesi, no? Sai che in italiano si chiama la pianta dei capezzoli? Coglione. L'ONG Status nasce e si sviluppa nel 1985, ispirandosi a una delle linee guida della legge 1222 del 71 per la cooperazione tecnica tra i paesi cosiddetti in via di sviluppo, di cui fu appunto ideatore e promotore l'onorevole Giovanni Bersani, che in quegli stessi anni fondò CEFA Onlus, trasformando completamente il modo di fare cooperazione in Italia. Attraverso quindi la formazione agricola come motore endogeno di autosviluppo. La sussistenza infatti non può dipendere dall'esterno. Ogni popolo deve essere in grado di sostenersi autonomamente ed ogni essere umano deve poter essere protagonista di questo sviluppo, non solo economico, ma di tutta la persona, per diventare così un soggetto attivo di democrazia e di pace. L'obiettivo di questo intervento era proprio quello di promuovere lo sviluppo rurale integrato dell'Erzegovina attraverso la tutela di 3 prodotti tipici, ma anche e soprattutto il coinvolgimento della comunità femminile, in un'ottica di empowerment su territori che risentono ancora delle conseguenze economiche e sociali della guerra. Benissimo, direi. Ci siamo, signora. I miei complimenti. Ti conosce? Oh, stiamo calmi. Ho detto! Chi cazzo ti ha detto di spacciare quella merda in casa mia? Aia, cazzo! Com'è che ti chiamano? Il Soccia. Allora succhiami sto cazzo. Lode. Fortunato, basta cazzate. Io non so più quello che fai. Non mi dire che ti hanno chiamato dal bar. Non ci credo più. Ho ricevuto una telefonata e per non rompere sono andato fuori a parlare. C'era una signora. C'era una signora davanti a me. Viene scippata. Io ho pensato poteva essere mia nonna. Allora mi è arrivato il sangue al cervello e ho iniziato a inseguirlo. Io me ne vado. Parto per i Balcani con la Status. L'associazione del mio tirocinio. Vado via per 3 anni. Giorgio finalmente mi ha chiesto di andare con lui a seguire la vigna e la Merz. Speravo di parlartene stasera, ma vedo che non ce n'è bisogno. Ma tu lo sai quanto freddo fa nei Balcani? Ma tu lo sai quanto freddo fa a Bologna? Ma tu non sei quella che vuole aiutare le persone? E mi lasci qua fuori a sanguinare al gelo? Slavo con il suo guitarro.
favo voli suo capsa. Tacca sava Giulia. Lì il rischio era di fare come le altre organizzazioni che hanno operato in zona. Brava gente, per carità. Però questi arrivano col loro progetto scritto in Italia, ma la verità è che se ne sbattono delle vere esigenze della comunità locale. E guarda, cioè io mi ricordo che anche dei grandi progetti sono falliti proprio per questo motivo qua. Ma sai, in Africa le ambulanze che sono diventate dei pollai? Sì, perché non c'era nessuno che le sapeva guidare. E che spesso si finisce per perdere il contatto con la gente. Ed è il rischio più grosso, perché se perdi quello sei fregato. È l'unica cosa vera che ti serve per mettere in piedi tutto sto circo. La stavo perdendo. Lei diventava un'eroina che salvava il mondo, io restavo il solito stronzo che lavora al bar. C'era solo una persona che mi poteva dire cosa fare. L'insolito sospetto, il mio migliore amico, Francesco Maria. Ho pestato una merda, porca troia! Lui. Mamma mia, ma fai cagare. Ma cos'è, un maglione da donna? Sembri Kurt Cobain. C'era il suo odore allora. Mamma mia, sei a pezzi. Devi stare tranquillo. Ha chiamato, ha detto che sta bene. È arrivata, si è sistemata. È tutto a posto, devi stare tranquillo. Tutto a posto un cazzo, le ho mandato 300 messaggi, non mi risponde. Dopo 3 anni insieme non mi rispondi, ma vaffanculo. Adesso vengo in ufficio lì da voi e gli rompo il culo a sto Giorgio. Beh, sarà un po' difficile perché il culo di Giorgio è nei Balcani. Allora prendo la macchina e vado anch'io nei Balcani. Ottima idea, Kurt. Così invece che essere un coglione a Bologna sei un coglione alla Merza. No, tu devi dimostrarle che sei cambiato, quanto vali, e non quella cosa lì che sei adesso. Pronto? Ciao, senti, volevo sapere come andava con quel ragazzo. Un peccato. Però non devi preoccuparti perché penso di aver trovato io il cooperante giusto per noi. Sì, sì, è anche un agronomo, quindi... Sì, è perfetto. Però magari la barba la togliamo. Ho sistemato tutto io. Va bene? Ciao. Non ci provare. Sarai perfetto.